SOS Solitudine, buongiorno, sono Fausto, come posso esserti utile? Pronto, buongiorno, io ho chiamato perché mi sento molto solo. No che non sei solo, stai parlando con me. E se c'è qualcuno che parla con te vuol dire che non sei solo, giusto? Beh, sì, giusto. Come ti chiami? Mirko. D'accordo, Mirko, però scusa, ma ti devo passare su un'altra linea. Io mi occupo solo di chi è solo dalla A alla L. Come? Intendo dire, tu sei solo con la M di Mirko, giusto? Sì, ma io volevo soltanto fare due chiare... È questione di un secondo, resta in linea, Mirko. Ovviamente questo è solo un assaggio. Sì, anche perché altrimenti farle vedere tutte sarebbe un po', insomma... Problematico. Allora, cioè, cosa facciamo? Giriamo non solo col video nelle conferenze, ma anche col video nei teatri, quindi non ci sembra il caso. Poi dovremmo fare del video, delle conferenze da mandare nei teatri dove non riusciamo a fare lo spettacolo, sarebbe un casino. No, per non ne usciamo abbiamo... più. Però succedono tante cose in questo spettacolo, come succedono un po' nei nostri spettacoli. Scusi, un'altra clip vuole vedere? Va bene. Ce l'abbiamo. Aspettiamo dal 16 di novembre al teatro... Colosseo di Torino. Venite numerosi e numerati. A Torino però. A Torino. Si chiama Colosseo ma è a Torino. Non confondetevi con Roma. C'è il Teatro Mole a Roma. Non capisco perché non si mettono d'accordo i direttori e dicono, ascolta, fai che il Mole te lo tieni a Torino. A Torino. E il Colosseo a Roma. O no? È andata così. Come dire avere il Teatro Madonnina a Nuoro. A Nuoro. Avere il Teatro Cannolo. Nuraghi a Milano. Il Teatro Nuraghi a Milano. È paradossale. È paradossale. Quantomeno. Quindi noi ci saremo a Torino, eh? Vi aspettiamo. Né? Aria precaria. Aria precaria. È il nuovo spettacolo di Ale Franzi in giro per l'Italia. E per il mondo. SOS Solitudine, buongiorno, sono Fausto, come posso esserti utile? Pronto, buongiorno, io ho chiamato perché mi sento molto solo. No che non sei solo, stai parlando con me. E se c'è qualcuno che parla con te vuol dire che non sei solo, giusto? Beh, sì, giusto. Come ti chiami? Mirko. D'accordo, Mirko, però scusa, ma ti devo passare su un'altra linea. Io mi occupo solo di chi è solo dalla A alla L. Come? Intendo dire, tu sei solo con la M di Mirko, giusto? Sì, ma io volevo soltanto fare due chiare... È questione di un secondo, resta in linea, Mirko. Aria precaria. Precaria aria, aria precaria. L'aria precaria, la vita è precaria, fai un pieno di risate con Ale Franzi. Ale Franzi, Franzi e Ale, aria precaria, precaria aria. Aria precaria, Ale Franzi. Lei ha già ricevuto la busta? No. No? Ma quindi non sa ancora cosa diventerà? No. Come l'han gelata. Questa volta mi fanno rinascere elefante. Grazie, eh? No, scusi, non ridevo per lei, è che elefante, insomma, è un animale simpatico. Sì, ho capito, però voglio dire, quando ho aperto la busta e ho trovato scritto elefante, sono rimasto un po' lì. Immagino. Non è facile, eh? Prima ero architetto. Insomma, passare da progetti a design e finire su quattro zampe, tra quintali di merda e barriti, È veramente un grosso salto questo. Sì, non tanto per i barriti, Sopra la panca? L'aria precaria. E sotto la panca? L'aria... Sprecaria. Sprecata. È inutile sprecare l'aria se è precaria. Ma adesso, scusa, dimmi un po', come si fa a capire qual è quello fermo e quello mosso? Questo è il tuo. Grazie, hermano, me l'hai bevuto tutto, me l'hai bevuto. E come faccio a capire qual è il mio? Se non posso assaggiarlo. Ho capito, ma un conto assaggiarlo, un conto berlo. E come faccio a assaggiarlo se non posso berlo? Senti, hermano, la prossima volta me lo vado a prendere da me, capito? Bravo, l'hai capito. Bravo, l'hai capito. Sì, sì. Aspetta, facciamolo bene, dai. In nazionale ho imparato a bere Barbera. Io bevo Campari e mi sento pulito dentro e bello fuori. E dopo 8, 9, 10 Campari, bello fuori però, eh! E vi aspettiamo dal 16 di novembre al teatro? Colosseo di Torino. Venite numerosi e numerati. A Torino però. A Torino. Si chiama Colosseo ma è a Torino. Non confondetevi con Roma. C'è il Teatro Mole a Roma.
Non capisco perché non si mettono d'accordo i direttori e dicono: ascolta, fai che il Mole te lo tieni a Torino, il Colosseo a Roma. O no? È andata così. Come dire, avere il teatro Madonnina a Nuoro. A Nuoro. Avere il teatro Cannolo. Nuraghi a Milano. Il teatro Nuraghi a Milano. È paradossale. È paradossale. Quantomeno. Quantomeno. Quindi noi ci saremo a Torino, Vi aspettiamo. Ne? Aria precaria.